Benvenuti alla newsletter di oggi del canale televisione. Un volto Rai amatissimo ha rischiato grosso in un incidente stradale. Dopo la brusca caduta scatta l'aggressione da parte dell'investitore. Una delle protagoniste più longeve nella scuderia Rai nelle ultime ore è stata coinvolta suo malgrado in un rovinoso incidente stradale. Si tratta della conduttrice Monica Leofreddi, dal 2020 nel cast fisso del programma Ore 14, e veterana nella pubblica emittente. L'avvenente opinionista ha infatti pubblicato un lungo post sui social, in cui ha narrato la dinamica dei fatti con dovizia di particolari. Monica Leofreddi è stata investita fuori dalla stazione di Roma Termini da un van precedentemente parcheggiato alle sue spalle. Dopo esser ruzzolata a terra, la conduttrice ha dovuto affrontare una colossale umiliazione. L'autista del mezzo coinvolto l'avrebbe infatti accusata di aver simulato l'impatto e la caduta, senza prestarle soccorso né sincerarsi delle sue condizioni. Una volta giunta a casa, Monica Leofreddi ha riversato la sua ricostruzione raggelante sui social. Monica Leofreddi incredula, umiliata e ferita, fisicamente e psicologicamente. Ancora costernata dall'accaduto, Monica Leofreddi ha pubblicato un post su Instagram in cui ha esibito di fronte ai followers le escoriazioni sul labbro e sul naso. Ed ha riferito: "Voglio raccontarvi la mia debolezza ed il mio sconforto. Stasera, di ritorno da Milano, ero in attesa del taxi per tornare a casa. Lo attendevo poco lontano dalla stazione. Il taxi stava per arrivare. Scendo dal marciapiede e lo attendo dietro a un van parcheggiato in seconda fila. Ero di spalle, con lo sguardo rivolto verso la strada. Non mi accorgo che il van aziona la retromarcia." Monica Leofreddi ha quindi continuato: "Mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull'asfalto. Sento qualcuno che gli urla: fermati! C'è una dietro! Rotolo verso il centro della strada per evitare che il van mi schiacci. Scende l'autista, che invece di soccorrermi, comincia ad urlare, accusandomi di fingere. Urla che non mi aveva investita, ma che mi ero buttata. Un altro imbecille urla: è vero, non ti ha toccata. Mi sono lentamente rialzata, ero umiliata, ferita non solo fisicamente, ma soprattutto psicologicamente." La conduttrice non ha avuto la prontezza di registrare la targa del veicolo, ed è stata sopraffatta dallo spavento e dalle accuse aggressive dei due detrattori. Solo a bordo del taxi si è finalmente sentita al sicuro, ed è stata soccorsa dal conducente, che le ha portato una tavoletta di ghiaccio dalla sua borsa frigo personale in modo da sgonfiare gli ematomi sul volto. La conduttrice ha quindi confessato: "Mi sono sentita fragile, sola, spaventata da tanta inciviltà. Volevo solo tornare a casa. Piangendo ho chiamato mio marito. Gli ho confidato la mia frustrazione, la mia resa. Io, sempre così forte, a tratti aggressiva, mi ritrovavo a piangere in un taxi, senza aver saputo proteggere il mio diritto di denunciare l'incidente, la mia dignità. I miei figli mi hanno vista tornare a casa senza il mio solito sorriso. Hanno visto il mio volto con il trucco colato, gli occhi lucidi." Ha concluso infine Monica Leofreddi: "Non voglio nascondere la mia fragilità. Il loro abbraccio. Sto bene. Solo qualche escoriazione. L'autista si starà vergognando?"